Buonasera e bentornati nella mia cucina. Vi invito a seguire il mio canale, a iscrivervi, a commentare i miei video e a condividerli. Questa sera faremo un piatto invernale, faremo uno sformato di broccolo al forno. Lo potevamo fare anche di cavolfiore, ma noi romani siamo appassionati del nostro broccolo romanesco. Quindi abbiamo un broccolo romanesco. Abbiamo un etto e mezzo di prosciutto cotto di alta qualità. Abbiamo una scamorza e un bocconcino di boiano, la freschezza per eccellenza. Abbiamo del parmigiano reggiano, del pane grattugiato e una besciamella che abbiamo messo a freddare nel nostro brick. Poi ci servirà del pepe e della noce moscata. La prima operazione da fare è quella di lessare il broccolo, portarlo avanti anche di cottura perché a noi ci serve sfaldato. E poi prepareremo tutto per infornare. A dopo. Abbiamo lavato il nostro broccolo romanesco, l'abbiamo fatto a pezzi, l'abbiamo messo nella pentola a pressione. Imparate a usare la pentola a pressione che accorcia i tempi. Chiuderemo. Chiudiamo la valvola e da quando comincia a fischiare lasceremo fischiare per 8 minuti. Poi spengiamo, scoliamo il nostro broccolo e lo facciamo raffreddare. A dopo. Eccoci qui. Abbiamo lessato il nostro broccolo. Lo mettiamo in una bolla d'acciaio. Lo tagliamo grossolanamente, in modo che quando mangiamo il nostro sformato sentiamo la dadolata di broccolo. Aggiungiamo, abbiamo innanzitutto un filino di olio EU, mettiamo un po' di sale, poco altrimenti copriamo i sapori, del pepe. Non esagerate, un po' di noce moscata, poi aggiungiamo la dadolata di scamorza. Dadolata di scamorza e il nostro bocconcino di boiano. Poi abbiamo i nostri straccetti di prosciutto cotto. Guardate che fiocchi. Sono una qualità superiore, ragazzi. Sempre materia prima di alta qualità, ricordate. Poi aggiungiamo un po' di besciamella. Non esagerate che un po' ce la teniamo per sopra, eh? E parmigiano reggiano. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ora giriamo bene, facciamo incorporare i sapori. Io metterei un altro po' di pepe, ragazzi, lo so che fa male, ma il pepe è spettacolare, ha un sapore supremo. Poi appena macinato così, tanto meglio. Ora facciamo riposare il nostro preparato per circa mezz'oretta e poi lo metteremo in delle terrine di coccio e lo inforneremo.
Ecco qui. A dopo. Ora imburriamo le nostre terrine. Queste sono le terrine di Mamma Ro, una catena specializzata in pirofili di coccio e vetro. E poi mettiamo il nostro composto. Ci aiutiamo con un braccio solo, è difficile, però ce la farò. Vediamo con un nessolino di plastica. Considerate che con 150 grammi di cotto, una scamorza da un etto, una mozzarella da un etto e un broccolo da 500 grammi verranno tre porzioni. Noi ne facciamo due abbondanti. Questo è un piatto unico, eh? Compattiamo bene. Intanto abbiamo fatto riscaldare il forno a 180 gradi. Lo terremo per circa 20-25 minuti, ma quando si è ben gratinato sopra è pronto, insomma. Quando si è colorito abbastanza, fa a vostro piacimento, eh? A me piace, a Roma si dice bruciacchiato. Ecco, non sprecate nulla, che quando usiamo materie di alta qualità non si deve sprecare niente. Ecco qua. Poi mettiamo un filino di besciamella. La besciamella potete anche comprarla, se non avete tempo di prepararla. Io sinceramente la tengo sempre di scorta, però quando la posso fare io la preferisco. Ecco, un po' di besciamella anche qua sui bordi. Poi mettiamo parmigiano reggiano, e pane grattugiato. Questo è un pane grattugiato, non è proprio grattugiato finemente, eh? Io lo preferisco perché almeno per fare le cose gratinate rimane corposo, ecco. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Ora inforniamo, eh? A dopo. Ecco lo sformato di broccolo romanesco, formaggio e prosciutto cotto. Croccante, sentite? Croccante sopra e morbido dentro. Guardate che spettacolo, ragazzi. Spettacolo vero.